quando i risultati vengono letti in teatro, alle 9.45 di venerdì mattina, 21 gennaio, tutto consumato. I comunisti perdono, prevale la mozione dei massimalisti unitari di Serrati, la scissione decisa. Bordiga dal palco convoca i comunisti in un altro teatro della città, il San Marco. È il momento della rottura del partito, consumato nel canto di due inni, uno contro l'altro. I comunisti escono dal Goldoni intonando l'Internazionale. I socialisti che sono rimasti in teatro rispondono con l'inno dei lavoratori. Due inni contrapposti per una sinistra divisa. Buongiorno, queste immagini sono tratte da un documentario che andrà in onda su Rai 3 sabato, in prima serata, La dannazione della sinistra. L'autore è Ezio Mauro. Buongiorno Ezio. Buongiorno. Mauro. E queste immagini ci permettono, ci introducono al tema che tratteremo oggi, un anniversario importante. 100 anni fa nasceva il Partito Comunista d'Italia e nasceva da una scissione, quindi nasceva un nuovo soggetto politico che avrebbe poi influenzato in modo così rilevante la nostra storia nazionale, ma si compieva anche una sorta di dannazione, tu Ezio Mauro la definisci in questo libro di Feltrinelli uscito di recente, una sorta di destino permanente della sinistra italiana a lacerarsi. Ne parleremo adesso, ci aiuteranno a ripercorrere questo anniversario importante tre protagonisti della sinistra italiana che rappresentano tre componenti differenti, tre anime differenti: Achille Occhetto, Claudio Martelli e Fausto Bertinotti. Questo è un anniversario molto sentito, accompagnato da tante iniziative. Abbiamo visto il dibattito nelle pagine culturali di Repubblica in questi giorni, il nostro Robinson che ancora in edicola ha dedicato a qualcuno era comunista da una celebre canzone di Gaber. C'è questa importantissima iniziativa editoriale del nostro gruppo, il 100 anni di sinistra, 4 volumi a cura di Bruno Manfellotto, che ripercorrono la storia della sinistra italiana dal Livorno al Partito Democratico, e troverete in edicola il primo volume, Dalla scissione alla resistenza. Abbiamo detto del documentario, tantissime iniziative, vuol dire che questo è un anniversario che è molto sentito, che ci interpella. Perché, Ezio Mauro? Beh, perché è un passaggio importante della nostra storia. Le vicende della sinistra sono le vicende del paese, una parte rilevante delle vicende del paese, è la storia della nazione, la storia d'Italia che passa attraverso Livorno e influenza le vicende degli anni successivi. Che cos'è? Un anniversario, come hai detto tu, doppio: la nascita del Partito Comunista, ma soprattutto una lacerazione all'interno della sinistra. Si potrebbe dire, come mai tanta attenzione a Livorno e a questa scissione quando ce ne sono state molte? La dannazione non è Livorno, certo. La dannazione è questa coazione a ripetere, questa impossibilità, pare, per tendenze, opinioni e idee di società diverse, di convivere sotto lo stesso tetto con gli stessi ideali e con la rappresentanza dello stesso popolo, come se gli ideali che la sinistra professa, solidarietà, tolleranza, fraternità, non fossero poi praticabili nella vita concreta. E questa è la dannazione. Ma perché è simbolica? Perché lì vengono alla luce in modo plastico le due anime che si fronteggeranno poi in tutta la storia della sinistra, anche in tempi contemporanei: il riformismo, cioè il gradualismo, andare avanti con piccole conquiste, impiegando pazienza e tempo, ma dice Turati è la strada più veloce, le altre sono scorciatoie sbagliate, oppure la scossa rivoluzionaria dove tutto si compie in un giorno solo e dove probabilmente è necessaria la violenza. Ecco perché Turati la rifiutava. Quindi Livorno
porta alla luce queste due anime eterne della sinistra. Poi ci torneremo. Intanto ricordiamo che cosa accadde 100 anni fa, no? Come si è compiuta questa scissione? Beh, intanto ricordiamo per sommi capi, nulla sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la rivoluzione russa, la rivoluzione di febbraio, la rivoluzione di ottobre del 17, che ha cambiato il mondo e ha influenzato anche l'Occidente e, come dice Anna Akhmatova, ha deviato il corso del secolo, sicuramente per le Russie, ma in realtà poi anche per tutto il mondo che con la Russia si confrontava. La rivoluzione era un orizzonte indefinito per la sinistra italiana, che era il Partito Socialista. Tutti si dicevano rivoluzionari, anche i moderati, sì, anche i riformisti, anche Turati, ma era qualcosa di indistinto nel tempo e nello spazio. Improvvisamente la rivoluzione diventa un fatto concreto, si è compiuta, si è fatta davvero, ha battuto una dinastia che regnava sulle Russie da 300 anni, parla di terra ai contadini, parla di pace, mette gli operai al primo posto con i soviet, e quindi i socialisti devono fare i conti con questo passaggio alla realtà, si devono confrontare con la Russia, si devono confrontare con le loro parole d'ordine, si devono confrontare con la propaganda. Diciamo che l'orizzonte politico si accorcia improvvisamente e questo esaspera le divisioni tra le diverse tendenze che sono presenti nel partito. Bisogna fare come la Russia oppure bisogna scegliere una via autonoma italiana? Quindi si accelerano i tempi della storia e quindi si presenta questo appuntamento con la rivoluzione. Sì, e c'è l'appuntamento con col congresso del partito. E con il congresso del partito, dove arriva anche un diktat da Mosca. Sì, perché Mosca aveva consegnato durante il congresso, il secondo congresso della Terza Internazionale, al partito italiano un memorandum di 21 punti che Bukharin consegna agli italiani, e in questi 21 punti ci sono le condizioni che la Terza Internazionale fissa per i partiti che vogliono aderire a questo Comintern, la Terza Internazionale, che è il Partito Comunista Mondiale in embrione. Tra le condizioni c'è cambiare nome al partito, perché Lenin dice già nell'aprile 17 bisogna gettare via la camicia sporca e indossare la biancheria pulita, chiamarsi comunisti, scegliere la dittatura del proletariato, cacciare i riformisti e preparare una struttura militare clandestina per quando arriverà l'ora X. Su questi punti si fa un congresso, si confrontano tre tendenze: la tendenza massimalista unitaria guidata dal direttore dell'Avanti Serrati, che vuole aderire alla Terza Internazionale ma non vuole cacciare i riformisti di Turati, La componente riformista guidata Turati, Treves, Modigliani, Matteotti, e la componente comunista che darà vita al partito, che è guidata da Amadeo Bordiga, Gramsci, Terracini, Bombacci. Certo, naturalmente questa mozione, l'espulsione, diciamo la proposta di espellere i riformisti viene bocciata dalla maggioranza del congresso e quindi questo gruppo di dissidenti, di transfughi, si trasferisce da un'altra parte, tu lo racconti molto bene nel libro, nel Teatro San Marco, e dà vita al nuovo partito. Fu anche un grande spettacolo della politica, tu insisti molto su questo, comparve per la prima volta a un congresso di partito una cinema. Presa. Oggi diremmo uno spettacolo mediatico, naturalmente mediatico non esisteva allora l'aggettivo mediatico. Ma mi sono sfogliato le raccolte della Gazzetta Livornese, sì, che dice un grande spettacolo di forza. Bisogna pensare che quel partito aveva 156 parlamentari, un terzo dei comuni del regno erano guidati da socialisti, e i leader del partito vengono accolti e accompagnati per strada a Livorno come delle star. C'è il fotografo ufficiale Gianbruni del congresso che li aspetta fuori, fotografa queste barbe enormi dei socialisti. Modigliani dirà alla moglie, che gli dice tagliati la barba, sei troppo riconoscibile dai fascisti, negli anni successivi, sì, e lui dirà meglio morto con la barba che vivo senza. Ecco, è un grande spettacolo, e questa cinepresa compare per la prima volta nel palco numero 24 del congresso, è la prima volta che ci sono delle immagini filmate anche di qualità, sì, pessima, ed è l'irruzione della modernità nella politica. E fu anche lo spettacolo della rivoluzione che paradossalmente avvenne davanti alle forze dell'ordine. Sì, soldati. Questo Turati lo dice, c'è una sorta di ingenuità che stupisce. Una rivoluzione che viene preparata, sceneggiata
sotto l'obiettivo di una cinepresa, con 80 giornalisti nella fossa dell'orchestra a prendere gli appunti, e coi servizi segreti che spiavano tutte le telefonate che partivano dal congresso per Roma e da Roma arrivavano al congresso. Quindi una rivoluzione che si prepara sotto gli occhi di tutti, allarmando la borghesia, come dice Turati, che infatti dirà: voi parlando di rivoluzione senza prepararla, in realtà armate la reazione. E aveva, diciamo, anche qualche fondamento in questa sua riflessione. E come in tutti i processi storici, in tutti gli accadimenti storici, ci sono elementi evitabili ed elementi necessari. Abbiamo in collegamento Achille Occhetto. Buongiorno Occhetto, grazie per essere qui con noi. Occhetto non è stato soltanto un testimone, è stato un protagonista, un artefice di una pagina storia importante, è stato l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano e il primo segretario di una forza politica nuova, post-comunista. Ha chiuso quella storia che comincia con Livorno, e quindi è molto interessante un suo giudizio storico su Livorno, sul congresso e sulla scissione. Fu necessaria, era evitabile, soprattutto le voglio chiedere un giudizio su Turati. Turati fece una sorta di profezia bellissima, no? Perché Turati, rivolgendosi ai transfughi comunisti, che cosa disse? Tornerete sui vostri passi, perché la vera via rivoluzionaria in questo paese è fare le riforme, il gradualismo, la gradualità dei cambiamenti. Siccome siete delle persone per bene, siete delle persone oneste, vi convincerete anche voi del riformismo. A distanza di 100 anni, Achille Occhetto, Turati aveva ragione? Beh, Turati aveva ragione sicuramente nell'individuare la necessità, soprattutto nell'Occidente, di un processo riformista che tenesse conto anche delle istituzioni democratiche dentro le quali diciamo condurre le nostre battaglie politiche come sinistra. Nello stesso tempo dobbiamo comprendere che i tempi di allora non erano quelli con i quali giudichiamo oggi. Quindi io vorrei premettere, per dare anche poi un giudizio sul quello che è avvenuto a Livorno, in quella sala di cui abbiamo oggi una contezza maggiore grazie a Ezio Mauro, che ci ha dato proprio una visione quasi cinematografica di quel congresso, anche rabbrividente per come sono avvenuti i fatti. Però dire una cosa che permettetemi di dire, nella quale dobbiamo inquadrare il giudizio, se no diventa astorico. Cioè, il Partito Comunista di cui parliamo ha avuto invece quattro almeno diverse configurazioni storiche. Il Partito Comunista nato a Livorno, con la parola d'ordine bisogna fare come in Russia, il Partito Gramsciano delle tesi di Lione, che invece poneva la funzione rivoluzionaria al centro del compito di risolvere le grandi questioni lasciate irrisolte dalla conquista regia. Pensiamo alla questione contadina, alla questione vaticana e quella meridionale, che non abbiamo nemmeno risolto ai giorni di oggi. E lo stesso Gramsci, intanto, dà un giudizio, è il primo dei comunisti che dà un giudizio molto critico di quello che è avvenuto a Livorno. Cito, dice: fummo sconfitti perché la maggioranza del proletariato organizzato politicamente ci diede torto. Fummo, bisogna dirlo, travolti dagli avvenimenti, fummo senza volerlo un aspetto della dissoluzione generale della società italiana. Un giudizio importantissimo. Io, che mi sono iscritto al Partito Comunista, sono venuto a conoscerlo soltanto negli ultimi tempi. Noi abbiamo celebrato per decenni, io ho partecipato, parlato, senza conoscere la sostanza di questa posizione di Gramsci, che va unita a quell'altra. Quando lui in carcere, e guardate che questo è un problema di fondamentale importanza, dice, pone la differenza tra rivoluzione in Oriente e rivoluzione in Occidente, usa queste parole per la censura, diciamo, carceraria, e dice: in Oriente
lo Stato è tutto, la società civile è niente. In Occidente invece, prima di arrivare allo Stato, c'è una società civile forte, ci sono molte casematte da espugnare, e qui arrivo al punto, e quindi in realtà introduce un processo, un'idea di processo riformatore e riformista, perché quelle casematte erano al centro della grande tradizione del riformismo italiano, su cui aveva ragione invece Turati, perché la casa del popolo, le società di mutuo soccorso, i sindacati, tutta l'attività sociale inventata dai riformisti, dai massimalisti del socialismo italiano, sono quello che il Partito Comunista dopo il 45 erediterà. Noi ereditiamo quello che era stato costruito dal socialismo italiano. Quindi, per arrivare a Livorno, se lo giudichiamo con le idee che noi abbiamo oggi, io mi sono iscritto non al partito di Livorno, ma al partito nuovo fondato da Togliatti. E badate, è una discriminante fondamentale, perché il partito di Togliatti capovolgeva alcuni fondamentali del leninismo. Noi tenevamo ancora Lenin dal punto di vista teorico come un mostro sacro, ma Stato Rivoluzione era totalmente capovolto. Innanzitutto c'è il riconoscimento del valore delle istituzioni rappresentative, c'è indubbiamente la messa in campo di una politica riformatrice e riformista. Ci poniamo l'obiettivo, che per un partito comunista di allora era veramente una novità, di realizzare la Costituzione, cioè un partito comunista che colloca la Costituzione non solo, e ci mancherebbe altro, come la suprema legge da rispettare, cosa di cui ci stiamo tuttora dimenticando, ma anche come l'orizzonte degli obiettivi per la costruzione della via italiana al socialismo. Quindi, visto con il prisma di quello che è stato il Partito Comunista dopo il 45, non c'è dubbio che noi dobbiamo rivalutare le intuizioni e anche i moniti che Turati diede in quel periodo. Nello stesso tempo, però, non possiamo sottovalutare la serietà critica di analisi culturale di un uomo come Gramsci, che purtroppo ha smesso di avere una funzione politica perché è stato messo in carcere, ma io credo che lo sbocco con Gramsci sarebbe stato, molto prima della svolta di Salerno, molto diverso di quello che poi si è avuto. Non c'è dubbio, Gramsci è stato uno tra i primi, come le ricordava anche in una lettera a Togliatti del 23, definì il congresso di Livorno il trionfo della reazione, un regalo fatto alla reazione. Ezio Mauro, rispetto a questa analisi proposta da Achille Occhetto, come un partito comunista, il Partito Comunista Italiano fu l'unico partito comunista europeo che poi partecipò alla costruzione della Costituzione, no? Alla realizzazione della Costituzione, quindi erano poste le basi di un partito democratico riformista. Che cosa vuoi aggiungere? Ma Occhetto ha detto in tempi recenti, e anche nel periodo culminante della sua vicenda politica, quando è stato protagonista della svolta, una frase molto importante che riassume un po' tutta questa vicenda. Ha detto: noi comunisti italiani eravamo sicuramente diversi, ma non innocenti. Ecco, Occhetto è l'uomo che ha avuto il coraggio di fare la svolta. Nello stesso tempo credo che questa frase dimostri la sua coscienza che la svolta è stata tardiva, non certo per colpa di Occhetto, ma voglio dire, è stata tardiva perché è avvenuta soltanto un minuto dopo la caduta del muro di Berlino, e fatalmente quei calcinacci sono rimasti sulla giacca della sinistra del Partito Comunista. Che cosa vuol dire Occhetto? Che cosa intendeva quando diceva diversi noi comunisti italiani ma non innocenti? Beh, non innocenti, perché non c'è dubbio che per tutta una parte della nostra storia noi abbiamo accettato quello che per me è stata la pietra tombale su un'idea stessa, non dico soltanto di comunismo, ma di socialismo, cioè la concezione staliniana delle sfere di influenza, che ha portato a sottoporre i partiti comunisti a una funzione estremamente limitata, quella della difesa della politica estera dell'URSS, della sua politica
di potenza e anche del sostegno, se non del sostegno, del nascondimento delle nefandezze di una politica di carattere autoritario. Quindi per un certo periodo della nostra storia noi abbiamo risposto a due dipendenze: quella della nostra impostazione riformista, democratica, che ci aveva fatto appunto fautori della Costituzione, e quella alla politica estera dell'URSS, da cui nasce anche una certa coscienza infelice, diciamo, della stessa intellettualità comunista. Quindi questo è un punto da tenere molto presente, dal quale ci siamo riscattati lentamente attraverso un lungo rinnovamento, attraverso la continuità, che però non ha mai messo in discussione il dato fondamentale, e cioè, ritengo io, che in quei paesi non si era assolutamente costruito il socialismo. Non era sufficiente dire, cosa importante che disse Berlinguer, che c'erano tratti liberali. Io dico francamente che di fronte alla Repubblica Democratica Tedesca faccio fatica a dire che rapporto c'è tra quella Repubblica e gli ideali per cui io sono diventato comunista e anche per cui sarei diventato socialista. Quindi, ma senta, Occhetto, non crede che, venuta a meno l'Unione Sovietica, caduto il muro di Berlino, cambiato il mondo un'altra volta, sarebbe il momento di tornare al padre della sinistra italiana, e cioè al socialismo? Io credo che il problema è arrivare all'idea del socialismo guardando in faccia ai problemi che abbiamo di fronte oggi. Guardi che uno dei problemi fondamentali della svolta non è stato tanto i temi della questione nazionale. Quello che io compresi davanti alla caduta del muro era che crollava il Novecento, crollava, e con il crollo del Novecento crollavano, diciamo, tutte le esperienze politiche delle quali dovevamo raccogliere l'eredità, ma dobbiamo farle fruttificare in una situazione storica, mondiale, planetaria, completamente nuova. Quindi non dobbiamo avere né la pigrizia della Marcord comunista, che vedo molto serpeggiare bonariamente anche da chi aveva combattuto il comunismo in modo anche brutale, né la Marcord del vecchio socialismo. Personalmente, io l'ho detto anche recentemente, io l'unificazione l'ho fatta dalla mia coscienza. Io mi dichiaro comunista e socialista, nel senso che per me oggi essere di sinistra e significa ereditare la grande tradizione del socialismo italiano nel suo complesso, nella quale però colloco anche il grande apporto intellettuale, morale e politico di Gramsci. Guardi, io lo voglio dire con un simbolo. Se dovessi dire ai giovani oggi chi sono i due uomini a cui guardare, io dico Gramsci e Matteotti. E anzi, io sono rimasto stupito per il fatto che Matteotti, la sinistra, e in questo la sinistra comunista è stata responsabile, è stato considerato ovviamente come un grande martire, ma non è stato visto come l'uomo che è stato la punta di diamante della lotta al fascismo. Mentre si discuteva nel congresso di Livorno, e si discuterà dopo, come fare la rivoluzione mondiale, Matteotti combatteva in Parlamento e gli costò la vita su quella che era il vero problema del momento, cioè il fascismo. I suoi interventi drammatici dimostrano che si era l'unico deputato in quel Parlamento che si alzava con coraggio e combatteva il problema epocale. Mentre si discuteva della rivoluzione mondiale, era alle porte la reazione mondiale. Questo è il grande torto anche del dibattito che si è avuto al congresso di Livorno. Certo, dopo ci torneremo su questo. Prima abbiamo detto, lei ha messo fine a questa storia che comincia a Livorno. La politica è fatta anche di passioni, di sentimenti. Quali sono stati i costi umani, le chiedo, sul piano personale, umano, esistenziale, con cui ha pagato la scelta della svolta?
Beh, la svolta è stato un processo piuttosto difficile, drammatico. Ricordiamolo, è stato il più grande momento di discussione democratica in tutti i partiti nati dopo la Resistenza. Non ci sarà mai più un dibattito di questo genere. Si è discusso in tutte le famiglie, si sono rotte persino le famiglie, si è discusso nelle sezioni di strada, in quelle di fabbrica, in quelle di scuola, ci sono state delle vere e proprie pianti e tragedie. Quindi sentirmi responsabile di aver aperto questo processo, del quale naturalmente ero profondamente convinto, creava in me un dolore profondo. Noi non eravamo abituati alla lotta di corrente, c'era il centralismo democratico nel nostro partito, e quindi combatterci per la prima volta in modo duro e aperto tra i vecchi compagni della storia di una vita era di per sé un momento doloroso. Nessuno ha capito il valore di quel famoso pianto che ebbe al congresso di Bologna. Qualcuno arrivò a dire, in modo veramente sciocco, perché mi ero poi pentito. No, in quello si riassume tutto quello che lei mi domanda, certo. Cioè il dramma. E perché si riassume in quel modo? Perché in Grau il giorno prima aveva fatto un intervento alla par sua di grande tensione, con ovazioni. Quando io dovevo fare le conclusioni sentivo tutto il peso di rispondere all'intervento di quello che per me era un capo, un padre anche, della mia stessa storia. Il mio intervento finisce anch'esso con ovazioni, il congresso in piedi, e mi siedo, in Grau si alza, si avvicina, mi dà la mano, e c'è un momento di caduta della tensione, ma perché ho in mente un ragionamento. È finita, ci siamo combattuti, noi abbiamo vinto, il 70% dei comunisti italiani ci aveva dato ragione, per cui io dico, attenzione agli storici e ai giornalisti, badate, la svolta non è la svolta di Occhetto, è la svolta del Partito Comunista, decisa in due congressi e attraverso milioni di discussioni nel corso di 2 anni. Dico, è finita. Adesso insieme possiamo costruire una nuova sinistra. Devo dire, dopo 30 anni mi sbagliavo. Poi le cose non sono andate così. È prevalso, come spesso avviene nella sinistra, lo spirito di scissione. La dannazione di cui parlavamo. Grazie Occhetto, grazie di essere stato con noi. Grazie. E ritorna la dannazione, che è un tema permanente della sinistra italiana. Noi dovremmo avere in collegamento adesso Claudio Martelli. Buongiorno Martelli. Buongiorno. Grazie di aver accettato di partecipare a questo nostro incontro. Martelli è stato un dirigente, una figura di spicco del Partito Socialista Italiano, legato da una collaborazione stretta al segretario Bettino Craxi, è stato ministro della giustizia, vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Qual è il giudizio di Martelli sul congresso di Livorno? Prima appunto Occhetto ha appena concluso la sua riflessione soffermandosi su questo destino permanente della sinistra italiana, che zio Mauro ha riassunto nell'espressione della dannazione. Anche lei vede in Livorno questo aspetto, certificato questa patologia della sinistra italiana? Beh sì, naturalmente il destino non è un fato incombente e inesorabile, sono gli uomini che fanno il loro destino, certamente le condizioni hanno la loro importante influenza, però alla fine sono gli uomini che scelgono e che decidono, se no questo ci priverebbe di ogni responsabilità noi oggi e i nostri antenati al congresso di Livorno. Forse andrebbe meglio collocato lo sfondo è quello della rivolta contro la scienza, contro il positivismo, contro il riformismo,
che aveva guidato la formazione del Partito Socialista e che poi venne sconfitto nel 1912 al congresso di Reggio Emilia. Turati fu messo in minoranza e prevalse l'ala massimalista dei socialisti. Massimalista anziché rivoluzionaria, anche qui ci sarebbe da riflettere, perché un conto è pretendere come i massimalisti la realizzazione, non si capisce come, di un programma massimo che poi era l'instaurazione del socialismo, socializzazione dei mezzi di produzione, economici, fabbriche, terre e quant'altro, e un conto diverso è predicare la rivoluzione, cioè la rottura violenta. I massimalisti erano un po' strani, effettivamente, un po' confusi, volevano tutto, lo volevano subito, ma poi non si organizzavano per ottenerlo, pensavano che gli sarebbe caduto in braccio. La scissione fu voluta neanche dai comunisti italiani, fu voluta da Lenin, che impose l'espulsione di Turati. Il Partito Socialista, a maggioranza massimalista, aveva già sottoscritto i 21 punti dell'Internazionale Comunista, che sostituiva l'Internazionale Socialista. Sostituiva, si affiancava in modo polemico all'Internazionale Socialista. Quindi la maggioranza massimalista, che aveva preso 100.000 voti, 98.000 al congresso, e insieme con la frazione comunista, che ne aveva 50.000, avevano la stragrande maggioranza del partito e avevano già aderito alla, non soltanto alla rivoluzione d'ottobre, naturalmente a chiacchiere, a distanza, non è che erano scesi in armi come a un certo punto avevano fatto prima i menscevichi e poi i bolscevichi a Mosca. Ha raccontato bene zio Mauro nel suo libro come si sono svolte quelle vicende. C'è un solo punto che la maggioranza massimalista e ovviamente anche la piccola frazione riformista di Turati, con soli 15.000 voti, non accettano: l'espulsione di Turati e dei riformisti. E questa è la questione che viene posta non a Livorno, al congresso socialista che precede Livorno di pochi giorni. Serrati, che era il capo, il segretario del partito, il capo dell'ala massimalista, accetta tutti i 21 punti, ma non dice: ma come facciamo a espellere Turati? Scusate, ha fondato il partito, è l'unico che è rimasto neutrale di fronte alla prima guerra mondiale, a differenza di tutti gli altri socialdemocratici europei. Ci chiedete una cosa impossibile, una cosa che ci ripugna, insomma, non si può espellere il padre fondatore. Sbaglierà, avrà torto, eccetera, l'abbiamo messo in minoranza, ma il delegato del PCUS, il Partito Comunista Sovietico, è irremovibile, e con lui la frazione guidata da Amedeo Bordiga. Gramsci e Togliatti sono ancora in ombra, come anche Terracini, non sono i protagonisti di quella vicenda. Il protagonista a Livorno è Bordiga, il quale certo vuole la rivoluzione, era un dottrinario piuttosto schematico, un simpatico ingegnere napoletano, brillante oratore, che aveva costituito dei suoi nuclei un po' ingegnereschi di soviet napoletani. Si ostina e pretende l'espulsione di Turati, e su quello c'è la rottura. Quando Serrati si rifiuta, i comunisti si alzano e se ne vanno e fondano il loro partito. È anche curioso che un partito, una forza politica come quella socialista, che predica la solidarietà, la fraternità universale, la vicinanza al prossimo, poi sia destinata invece a questa lotta permanente intestina, no? Come si spiega la distanza fra una pratica politica così litigiosa e un'idealità invece di tipo... Spiega in questo modo: lei immagini quante scissioni ci sono state nella storia del cristianesimo, tutte le scissioni, scismi, riforme, contrapposizioni, riforme contro riforme, sette di qua, sette di là, i gesuiti, i giansenisti, chi più ne metta. Ecco, quando una visione politica diventa ideologia, e quando questa ideologia diventa dottrina, una dottrina rigida, e assume quindi i contorni di una vera e propria religione, ecco, in quel momento i dissidi, le dispute diventano insuperabili.
Perché quando è in ballo, insomma, la fede non si negozia più. I programmi possono essere negoziati, i principi, i valori, si dice di no. Adesso c'è il Papa, scusi, che ci ha aperto gli occhi. Prego. Al punto da non vedere o non capire nel profondo il pericolo del fascismo che batte alla porta del Congresso di Livorno, è praticamente in attesa davanti al Teatro Goldoni. Vedo la scritta dell'Avanti che lei dirige alle sue spalle. Teniamo presente che i socialisti e le loro organizzazioni erano il vero bersaglio dello squadrismo fascista, che operava già da tempo. Nel 19 c'è l'incendio dell'Avanti, la distruzione delle macchine tipografiche, dell'archivio, dell'elenco degli abbonati. Ecco, com'è possibile? Non è colpito dalle cronache di Livorno, dalla sottovalutazione del problema fascista? Una denuncia come quella che Matteotti farà 10 giorni dopo la Camera, a Livorno non c'è. Esatto, e questa è impressionante, questa cecità. Devo dire che l'unico che non era l'unico, o il leader di quei pochi che vedevano quello che stava arrivando, era Filippo Turati. Filippo Turati ha ammonito gli scissionisti e anche la maggioranza del suo partito. Badate, voi pensate che la violenza vi porterà a fare la rivoluzione. Vi sbagliate, non state vedendo che la nostra violenza, i nostri scioperi, le nostre occupazioni di fabbriche, le nostre minacce ai proprietari, stanno spingendo la borghesia nelle braccia dei fascisti. E i fascisti stanno assumendo un ruolo decisivo nella lotta politica nazionale. E lui l'ha visto, l'ha detto, ma gli altri non pensavano a salvare la libertà e la democrazia, pensavano alla libertà e alla democrazia, e il fascismo più o meno era sullo stesso piano. E insomma, chi se ne frega della libertà, della democrazia, delle libertà borghesi, dei privilegi borghesi? E quello che conta è fare la rivoluzione, e senza instaurare il socialismo o il comunismo, che dir si voglia, differenza che non ho mai, insomma, francamente compreso anche nella dottrina, non è molto chiara. Insomma, il socialismo dovrebbe essere una tappa per arrivare poi alla società comunista, ma insomma, inebriati di dottrina. Quante volte è successo nella storia che gli estremisti hanno preso in mano le cose di destra e di sinistra, perché la stessa cosa succedeva anche sul lato destro, parallelo, opposto, e cioè anche Mussolini era contro le libertà borghesi, contro la democrazia, era un rivoluzionario, non gli importava di fare la rivoluzione da destra o da sinistra, voleva la rivoluzione, perché l'unico modo per arrivare al potere per lui era quello della lotta armata, della lotta violenta. Ecco, la cecità vera dei socialisti e comunisti era questa qua. E per fare la rivoluzione ci vuole un punto armato. Turati è sicuramente contro la violenza, ed è una delle ragioni che lui testimonia nel suo intervento, che giudica un testamento politico, nel suo intervento a Livorno. Però anche Turati, come tutto il congresso, considera lo squadrismo una sorta di residuato bellico, una coda del dopoguerra, qualcosa che si estinguerà quando questa fase di detriti del conflitto sgombrerà il campo. Questo è un errore di tutto il congresso. È l'unico punto su cui non sono d'accordo con Turati. Ho capito, sì, probabilmente hai ragione. C'è un punto, non riguarda Turati, chi l'aveva perfettamente compreso era Pietro Nenni. Nel suo libro Il diciannovismo, Nenni comprende l'errore capitale nell'aver sottovalutato il combattentismo, che era l'eredità vera della guerra. E quando un popolo va in trincea, 6 milioni di coscritti che hanno partecipato alla guerra, 6 milioni in una popolazione che allora ne aveva 40, quando i soldati stanno in trincea, ragazzi che vengono magari dal sud o dalle province del nord, per 2, 3, certe volte per 4 anni, cambia il loro modo di vedere le cose. Ci sono quelli che non vedono l'ora di tornare a casa, di riprendere le antiche abitudini, la vita pacifica. Ci sono quelli che si innamorano del combattimento. Se poi quando tornano a casa i reduci della guerra vengono insultati, fischiati, talvolta anche spintonati, invalidi, potrebbe essere gli invadi, che hanno perso una gamba, un braccio, un occhio, sono menomati, hanno fatto la guerra per la patria,
tornano a casa e i socialisti e i comunisti li insultano come se fossero dei responsabili. Magari c'erano delle canzoni, no? Fanno parte, io ero ragazzo, la cantavo anch'io, o Gorizia tu sei maledetta, maledetti signori ufficiali, che la guerra l'avete voluta, schernitori di noi carne umana. Questa divisione provocata dalla guerra è terribile, è devastante all'interno di una stessa generazione. E quelli che si ergono, Mussolini dal punto di vista suo ha fatto un investimento capitale nel momento in cui si getta da socialista, direttore dell'Avanti, si getta nella mischia e sceglie il nazionalismo, intuisce che il nazionalismo è più importante del socialismo, o comunque è un veicolo che lo può portare più rapidamente al potere. E purtroppo ha avuto ragione. Questa sottovalutazione del problema dei reduci viene denunciata anche da Tasca, allora. Sì, è vero. È vero, Tasca insieme a Pietro Nenni e Matteotti, Matteotti spicca per questo coraggio lucidissimo, meticoloso, nel contestare fatto per fatto tutte le canagliate dei fascisti, dello squadrismo, gli incendi, le devastazioni, gli assassini. Chi ha una lucidità quasi immediata sono pochi esponenti. Secondo me Serrati capisce poco o nulla, Bordiga non parliamone, anche Gramsci e Togliatti sono un po' sulla luna. Del resto loro prenderanno poi il comando del partito soltanto al congresso di Livorno nel 24. Vorrei dire una parola in difesa di Serrati, che viene, come sappiamo, accusato di essere un parolaio come tutta la componente massimalista, però nel secondo congresso della Terza Internazionale a Pietrogrado e a Mosca lui resiste a Lenin, alle pressioni di Lenin per cambiare nome al partito ed espellere i riformisti. Viene attaccato pubblicamente da Lenin, viene assimilato a Turati e lui difende Turati e difende le ragioni dell'autonomia del partito. Bravo, e su questo verrà raggiunto da Pietro Nenni. Del resto era stato Serrati a chiamare Nenni, che era un repubblicano insurrezionalista, interventista e insurrezionalista. I repubblicani dell'epoca non erano la Malfiani, non erano neocapitalisti, erano una componente semi-rivoluzionari, insomma, mazziniani, bisognava compiere anche la rivoluzione sociale, specialmente quelli romagnoli dal sangue caldo come Nenni. Ebbene, viene chiamato da Serrati e è uno dei pochi che comprende, giovanissimo, è uno dei pochi che capisce quello che sta accadendo, l'errore capitale di non aver compreso come mai tutti i socialisti europei siano schierati con la loro patria e i socialisti italiani no. Forse hanno sbagliato, me lo sono chiesto, io che ho avuto un'educazione repubblicana me lo sono chiesto, forse hanno sbagliato, forse dovevano fare come i francesi, come i tedeschi, come gli inglesi, schierarsi con gli uomini in trincea e non difendere l'internazionalismo pacifista. Perché sono stati un po' travolti dalla storia, non c'è dubbio. Sì, io ricordo di Craxi. Le vorrei chiedere ancora un punto per chiudere. Non crede che venute meno le ragioni delle divisioni, e non per mettere una pietra sopra, ma per ragionare su un rendiconto di quanto è successo, sarebbe venuto oggi il momento per la sinistra di guardare avanti e di trovare le ragioni finalmente che la uniscono dopo 100 anni? Sì. Onestamente, e non per darmi, come dire, dei meriti particolari, perché sono stato sconfitto e quindi posso rivendicare la sconfitta al massimo, ma nell'89, per la verità già dall'87, cominciai a predicare un punto elementare. Vedevo arrivare la fine del comunismo e poi quando è arrivata effettivamente col crollo dei muri nell'89 ho insistito. Badate, noi possiamo essere divisi a tante diverse ragioni, però una cosa è certa, che socialisti, socialdemocratici, comunisti, siamo tutti figli di socialisti e che lì bisogna tornare all'atto fondativo, all'atto originario, alla nascita di questo straordinario movimento pieno di errori, di contraddizioni,
ma quella è la radice comune, e se si vuole fare qualcosa di nuovo per il futuro, da lì bisogna ripartire, dall'atto fondativo, costitutivo di quello che è il mondo del lavoro organizzato, politicizzato, culturalizzato, da lì bisognava ripartire. Occhetto, che ho sentito poco fa, diceva: vabbè, ma il monolocale socialista è troppo piccolo per ospitarci tutti. Gli ho detto: no, guarda, non è una questione immobiliare, possiamo benissimo costruire una nuova casa. Importante è la cosa, anche, non è il nome. Mi presi un rimprovero anche da Craxi: no, il nome è importante. Napolitano diede un suggerimento nel 91 al suo partito: perché non prendere un nome che richiami al mondo del lavoro? Forse pensava a un nome come il laburismo. Benissimo, a me interessava appunto l'unità su un terreno democratico, europeo, occidentale, del mondo del lavoro italiano. E ancora non ci siamo, ancora non ci siamo a questo. Bene, grazie Martelli di essere stato con noi. E vedo che c'è in collegamento Fausto Bertinotti. Buongiorno Bertinotti, buongiorno, buona giornata a voi. Bertinotti è ex socialista, ex comunista, leader sindacale per tanti anni, artefice di Rifondazione Comunista. Anche da lei è interessante avere un giudizio sul congresso di Livorno. Ne abbiamo parlato prima, abbiamo ricordato un giudizio che diede Antonio Gramsci immediatamente dopo il congresso. Due anni dopo, in una lettera a Togliatti, lo definì il trionfo della reazione. Anche oggi, diciamo, gli storici propendono per un'interpretazione, insomma, di Livorno come un regalo fatto al fascismo. Ecco, è interessante su questo il suo giudizio. Mi pare che si possa dire che le due cose non sono assimilabili, perché nell'una la formula di Gramsci parla di una vera catastrofe, ma non è un giudizio, secondo me, sull'esito del congresso e sul congresso medesimo, quanto sulla fase. Questo è un punto delicatissimo. Perché il congresso di Livorno, secondo me, naturalmente bisognerebbe avere un'armatura storica più solida per poterlo sostenere con un'argomentazione più convincente, però con un'approssimazione io tenderei a dire che il congresso di Livorno avviene quando la scissione è già consumata. Se è vero che il 17 è uno spartiacque, non si può ragionare nei paesi europei come se quello spartiacque non fosse esistito. È vero che l'Internazionale svolge una pressione, dice giustamente Ezio Mauro nel suo libro La Nazione, è protagonista del congresso, ma lo è perché i bolscevichi pensano che se la rivoluzione matura non si estenderà in tutta Europa, sarà la fine della stessa rivoluzione di ottobre. Guardate che la previsione sia vera, non nella forma del rovesciamento dell'Unione Sovietica, ma della sua degenerazione. L'altro elemento è quello interno. Francamente io non capisco la sottovalutazione di questo elemento interno. Sarà perché sono torinese, come il direttore adesso politicamente, oppure di diverse ispirazioni politico-culturali. Ma a me non riesce di ragionare su Livorno senza ragionare su Torino. Probabilmente Lenin ha torto, anzi lo ha certamente, a dire che Torino è Pietroburgo. Ma che Torino fosse un laboratorio sociale e politico non c'è dubbio alcuno. Ma lei è davvero convinto? Scusi Bertinotti, lei è davvero convinto che la rivoluzione fosse a portata di mano in quegli anni? Credo che fosse una possibilità concreta, naturalmente nell'insieme dei paesi europei.
nell'insieme dei paesi europei. E penso che sì, dice, lei l'ha scritto nel libro, nell'aprile del 19, nell'aprile, anzi del 20, nell'aprile del 20, a Torino c'è lo sciopero dell'orologio. I torinesi ordinovisti e non solo chiedono la proclamazione dello sciopero generale. Si determinano due poteri in fabbrica per un certo periodo e Agnelli dirà: questo è impossibile, di nuovo un out-out, o il potere dei padroni o il potere dei lavoratori. Gramsci dirà, Gramsci, non Bordiga, dirà che il proletariato è stato abbandonato al suo destino dal Partito Socialista e dalla Confederazione Sindacale, che non accolsero l'appello allo sciopero generale. La cosa si ripete drammaticamente nell'estate, allo sciopero generale e poi all'occupazione delle fabbriche. Ma lì rispondo così alla domanda del direttore, e problematicamente si intende, ma che in nuce vivesse qualcosa della rivoluzione, ci sono dei fatti a dirlo. Lo ricorda nella dannazione, quando gli emissari dell'Unione Sovietica, che non erano neanche del Partito Bolscevico, si affacciano a Torino, 40.000 operai invocano Lenin. Turati dice che è frutto della confusione. Direttore, della confusione o della radicalizzazione prodotta dagli eventi? Lì vivevano i consigli di fabbrica, lo dirà Terracini in quello splendido intervento al congresso di Livorno. E i consigli non sono la ricopiatura provinciale dei soviet, no, lo dice Parodi, sono un'esperienza originale italiana. Terracini dirà: se la rivoluzione sarà quella dei consigli, perché ogni rivoluzione si darà la sua forma. I comunisti pensano, sono gli unici comunisti al congresso di Livorno che pensano ancora che la rivoluzione sia possibile, questo è vero, ma appunto i prodromi sembravano dare loro ragione, o comunque aperta come problematica. Però lei sa bene che quando Togliatti dovrà valutare quella fase e l'esito dell'occupazione delle fabbriche, Togliatti dirà: noi eravamo in condizioni di resistere a un attacco che venisse dall'esterno, ma non eravamo in condizioni di portare l'insurrezione fuori dalla fabbrica. Quindi, a mio parere, le condizioni, come si dice in gergo, oggettive della rivoluzione non c'erano. E lei non è colpito, che parlando di rivoluzione, parlando di fascismo alle porte, parlando anche dell'ottobre sovietico, non ci si ponga mai il problema, oggi diremmo della democrazia, ma diciamo più semplicemente della libertà? Guardi, lei pone due questioni importantissime, però alla prima vorrei dire: ma secondo lei era prevedibile la rivoluzione del 17 dell'ottobre? Quando Lenin arriva a Pietroburgo, a San Pietroburgo, lo chiamano il matto, è l'unico a proporre l'insurrezione. Poi, quando si scatenerà, verrà realizzata. Ma allora non lo prevedeva nessuno. Invece, l'insurrezione viene richiesta da Antonio Gramsci e dagli ordinovisti, e il Partito Socialista non la nega, dice cinicamente e opportunisticamente: fatela voi torinesi. Ma Gramsci chiede l'insurrezione e la distribuzione delle armi. In quel tempo, con gli occhi successivi, io poi non sono sicuro che Togliatti avesse ragione, ma con gli occhi successivi naturalmente le cose si possono vedere diversamente e anche più lucidamente. Però noi, se parliamo di Livorno, dobbiamo stare in quel tempo. Appunto, l'idea cioè che il 17 avesse aperto una strada nuova per l'umanità
è un'idea che fa così forte che non accade solo per il Partito Comunista Italiano, poco un anno dopo nasce il Partito Comunista Francese. La seconda domanda è effettivamente in grado di porre un problema che io considero molto difficile. Guardi, direttore, può essere che la mia risposta sia suggerita anche dalla mia esperienza sindacale a Torino negli anni del terrorismo e della centralità che il movimento operaio e sindacale, anche in quel frangente così drammatico, insieme alla necessità di combattere il terrorismo, come si sa e come lei sa benissimo, pose però il problema fondamentale del potere in fabbrica e della nuova organizzazione del lavoro e della qualità del lavoro e della liberazione. A Livorno era già stata incendiata l'Avanti, c'erano state le manifestazioni di squadrismo, ma perché nel congresso non se ne parla? Perché l'oggetto della contesa era la ricerca dello sbocco rivoluzionario oppure la sua negazione. Questo era l'oggetto della contesa. Ho ricordato prima Treves e Gramsci. Treves dice la borghesia non è più in grado di gestire il potere e il proletariato non è ancora nelle condizioni di poterlo governare e realizzare. In questo iato c'è la scelta politica e naturalmente la scelta politica è a rischio, ma la sottovalutazione, se vuole così, dello squadrismo, che pure viene combattuto sulle strade, nelle piazze, nelle sedi di partito correggiamente, bene, quell'atteggiamento è determinato precisamente dalla lucida previsione di Gramsci. O passiamo noi o saremo esposti ad una reazione drammatica, perché il fascismo non è solo ed è un fenomeno alimentato dal fascismo, ma vive nelle classi dirigenti del paese, vive come una delle ideologie del dominio borghese e dunque la partita si gioca su questo campo generale che è la società. Non mi creda, non mi pare un'idea banale. Ma le vorrei chiedere ancora un punto. 100 anni dopo, quando tutti diamo la giusta considerazione finalmente ai problemi fondamentali della libertà, dei diritti e della democrazia, non crede che ci siano le condizioni per una ricomposizione della frattura da sinistra tra la componente riformista e la componente massimalista? Guardi, io davvero sento molto la suggestione di questo suo suggerimento e, se vuole chiamarla così, di questa sua perorazione. E mi dispiace di dovermi sottrarre, perché fino alla fine del Novecento questa tematica che lei propone mi ha non solo appassionato, ma l'ho sempre considerata fondamentale, pur pensando che l'unità, o all'opposto la divisione, per il movimento operaio, non sono valori assoluti ma relativi all'obiettivo che deve essere perseguito. Tuttavia è evidente, l'ho vissuto da sindacalista, con, diciamo così, con un impegno che per un bel periodo non ha sperato e ha convinto che si arrivasse all'unità sindacale, credo di aver introiettato il valore dell'unità. Ma il punto che le vorrei proporre, direttore, è che questa tematica è spiazzata dal corso della storia. Il Novecento è finito con il fallimento all'est delle società post-rivoluzionarie e con la sconfitta all'ovest del movimento operaio.
su questa sconfitta, come in altri momenti della storia, si è innestata una gigantesca rivoluzione capitalistica di cui adesso non parliamo, parliamo del capitalismo finanziario globale. Questo nuovo capitalismo, secondo me, è incompatibile con la democrazia. Oggi la realtà che viviamo in Italia, in Europa e in Occidente non sono ereditabili in continuità con il Novecento. Tanto è vero che il crollo dell'Unione Sovietica, che non avrebbe necessitato naturalmente lo scioglimento di un partito come il Partito Comunista, ma insomma, quel crollo non ha trascinato con sé soltanto, come sembrava prevedibile, la sorte dei partiti comunisti, ma con sé ha trascinato l'esaurimento dei partiti socialisti, socialdemocratici, laburisti, che non sono stati più protagonisti della storia del loro paese, sono stati in qualche misura inglobati nelle politiche di governo che hanno accompagnato e assecondato questa rivoluzione passiva connessa con la rivoluzione capitalistica. Lei sa c'è un eco bordighista in quello che lei dice. Io guardi, lo vedo che sorride, sono contento perché due cose. Non considero offensivo il riferimento a Bordiga, che è un personaggio che stimo come stimo tutti. Anche da questo io penso dobbiamo liberarci della nostra storia. Questo uso devastante del rapporto con chi si dissente. E naturalmente so bene che comincia dai padri fondatori questa tendenza alla demolizione dell'avversario, è vero? Basti pensare a ciò che venne detto di Proudhon, che certo non se lo meritava. Ma quindi, detto però che non mi offendo, però non è vero. No, sa cosa? È che invece è un'idea che dopo il Novecento, mi scusi l'ennesima citazione di Gramsci, vale la citazione di Gramsci nella lettera al fratello. Quando tutto è perduto, o quando anche soltanto tutto sembra perduto, quello è il momento di ricominciare da capo. Cioè lei sta praticamente dicendo che dopo la fine del Novecento la rivoluzione l'ha fatta il capitalismo. Io personalmente credo che la democrazia dei diritti e la democrazia delle istituzioni sia ancora in condizione di fissare le regole per la società in cui viviamo. E che la sinistra abbia qualcosa da dire, anche per contemperare gli eccessi del capitalismo e del liberismo. No, ma lei dice una cosa nei confronti dei quali io provo davvero, mi creda, molto rispetto, molto. Però non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché io vedo un logoramento degli istituti della democrazia rappresentativa per la perdita di consenso da parte di una grande parte di masse popolari, quelle masse popolari che erano state portate nella politica, nella democrazia, dai grandi movimenti operai e dalle loro istituzioni, i partiti, i sindacati, le cooperative, le agenzie formative. Per chiudere, le chiederei di rispondere brevemente con un sì o con un no. Sentendo quello che lei dice, mi sembra che lei pensi che la frattura di Livorno non si può chiudere nemmeno oggi. È così? Io so che è una banalità, ma io penso che bisogna andare oltre Livorno, che nuovi sono i soggetti del cambiamento e nuove saranno le culture del cambiamento, se vuol chiamarla così, della rivoluzione, che naturalmente può essere un processo molto graduale e lungo. Grazie Bertinotti, la ringraziamo. Grazie a lei, grazie al direttore, grazie tantissimo. Io adesso Ciao. Farezio, Maro, la domanda che tu hai rivolto ai nostri ospiti. Ci sono le condizioni per ricucire quello strappo e così guardare a un orizzonte dalla sinistra
unito, che mette insieme queste, mette insieme le diverse anime, le diverse famiglie politiche, le diverse componenti. Ci sono le condizioni per ricostruire una sinistra. Ma c'è un sentimento della sconfitta cent'anni dopo, quando ci si ferma, si guarda indietro, si fa un bilancio. La sconfitta è sicuramente della componente comunista, perché quel mondo è finito e ha imprigionato l'Unione Sovietica, ha imprigionato la sinistra occidentale, in particolare il Partito Comunista, troppo a lungo, ma anche da parte dei riformisti, dei socialisti, intanto perché quel partito è anch'esso scomparso come è scomparso il PC, ma poi perché Turati, che aveva indubbiamente col senno di oggi ma anche, certo, di allora, le ragioni della storia, non è riuscito a tradurle nelle ragioni della politica. Io credo che, venuta meno l'ideologia, venuta meno l'Unione Sovietica, saltato il muro di Berlino, ci sono le condizioni invece per guardare anche le conquiste che la sinistra ha compiuto, che i due partiti nelle loro alterne vicende, uniti o divisi, perché la storia è stata complessa e articolata, hanno conquistato per i cittadini, per le classi e i soggetti sociali che a loro fanno riferimento. Credo che da parte dei gruppi dirigenti di queste formazioni politiche, e anche degli eredi che non hanno più un partito organizzato, ma hanno la testimonianza di una storia, noi siamo degli osservatori, loro l'hanno vissuta in prima persona, anche le persone che hanno discusso qui con noi, ci siano oggi le condizioni per guardare avanti, non rimettere insieme i cocci, ma costruire qualcosa di nuovo, anche perché di sinistra c'è più bisogno oggi di quanto ce ne fosse qualche tempo fa. E anche in fondo la storia del nostro paese ha dimostrato che la democrazia si è nutrita di sinistra. La sinistra ha fatto bene alla democrazia nel nostro paese. Non si è nutrita solo di sinistra, no, naturalmente. Però la sinistra ha dato un contributo importante. Certo, la sinistra porta i suoi valori, la sinistra porta i valori della solidarietà, dell'uguaglianza, della libertà, di cui deve riappropriarsi dopo aver lasciato la parola alla destra per troppo tempo. Benissimo, grazie zio Mauro. Grazie. Quindi a te. L'appuntamento è sabato sera, vedremo su Rai 3 il documentario. Grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento.